Il sabato santo, il giorno del grande silenzio. Anche noi oggi non metteremo tante parole in questa preghiera, lasceremo un po' di spazio al silenzio di quel Dio che riposa nel sepolcro, di quelle domande grandi che hanno abitato il cuore dei discepoli: sarà davvero finito tutto lì? E già splendono le luci del sabato, dice il Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della parasceve, e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. Oggi non facciamo dei commenti, ci fermiamo a contemplare la croce, pensando a Dio che è deposto nel sepolcro, a Gesù che è deposto nel sepolcro, al silenzio che avvolge il mondo e la storia, alle grandi domande che anche a noi vengono di fronte al morire magari di persone care. La domanda è questa: è davvero finito tutto o in Dio c'è speranza? Lasciamoci guidare da questa domanda nella preghiera di oggi. Il saluto di oggi è da parte del gruppo liturgico a tutta la comunità parrocchiale, con l'invito a vivere questo giorno cercando di creare attorno a noi il silenzio, quel silenzio che ci permetterà di sentire il soffio di Dio che arriva a portarci la risurrezione di Gesù Cristo. Buona Pasqua, carissima comunità, e come dice Papa Francesco, non perdiamo la speranza per un tempo migliore. E salutiamo il nostro gruppo liturgico, i ministri dell'Eucaristia, tutte quelle persone che si impegnano davvero dentro la comunità in questo aspetto più liturgico di incontro con il Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito.
vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.